Una storia di solidarietà partita l'estate scorsa che si conclude con un lieto fine. È stato consegnato sabato alla mensa di San Paterniano un assegno di 2.500 euro. La cifra è stata raccolta grazie all'iniziativa dal titolo Tra palco e cuore, che aveva animato la serata dello scorso 9 luglio all'Arena BCC. Organizzato dalla cooperativa Tre Ponti, dalla Proloco di Fano, con la collaborazione del Paese dei Balocchi, l'evento al quale si erano esibiti artisti musicali locali era dedicato a Fabio Guccioni, ex assessore ai servizi sociali del Comune di Fano e fondatore della Fondazione Fano Solidale, scomparso prematuramente. Si chiude un cerchio, iniziato il 9 luglio, e il 9 luglio abbiamo messo insieme tre associazioni, il Paese dei Balocchi, la Proloco e la cooperativa Tre Ponti, e per organizzare questo evento dedicato a Fabio, ma per una raccolta fondi per questo luogo che è la mensa di San Paterniano, molto importante per la città di Fano, per coloro che fanno fatica e quindi hanno qui un luogo dove possono incontrarsi per avere un po' di dignità. Specialmente in questo periodo dove naturalmente tutte le persone sono in difficoltà, raccoglie una cifra così importante. Non è la prima volta, noi naturalmente lo facciamo spesso anche in silenzio, però ecco, in questa occasione, vista che era dedicata ad un nostro socio, ad un nostro amico, è stata una cosa che vogliamo portare all'attenzione di tutti. Un ponte di solidarietà che passa dalle associazioni agli artisti che la sera del 9 luglio si sono esibiti sul palco gratuitamente nonostante le difficoltà dovute alla mancanza di lavoro a causa dell'emergenza sanitaria. Siamo saliti sul palco con il cuore diviso a metà, ha affermato il cantautore Luca Vagnini, con una parte rivolta verso Fabio Guccioni, ha continuato, e l'altra rivolta verso l'opera Padre Pio. Mi è stato chiesto di partecipare a questo evento e di tenere un po' le fila di tutti gli altri artisti che generosamente hanno partecipato. E da parte di tutti gli artisti dobbiamo veramente ringraziare la cittadinanza che comunque ha contribuito, il pubblico che è venuto a vedere, perché insieme abbiamo fatto veramente un bel concerto e un bel gesto di beneficenza. Grande la commozione ed il compiacimento di Laura Cecconi, presidente della mensa di San Paterniano, per la vicinanza che le associazioni e la città riservano alla struttura che soprattutto nell'ultimo periodo a causa del Covid è diventata un punto di riferimento per la provincia e per la regione. Voglio ricordare come attraverso la musica, le passioni delle persone si riesce poi a creare un circolo virtuoso e dare, no, da un evento musicale di allegria. Abbiamo pensato alle persone che sono in difficoltà, ha coinvolto tutta la città, ha coinvolto tanti artisti che hanno deciso di regalare il loro tempo gratuitamente per le persone che sono in difficoltà, e beh, questo ci rende orgogliosi e ci fa capire l'importanza del lavoro che facciamo e ci dà la forza di andare avanti nonostante le difficoltà che incontriamo, insomma, quotidianamente. Un gesto che ha il cuore pieno di solidarietà e che mette in risalto il grande senso di comunità della nostra città, ha affermato il sindaco di Fano, Massimo Seri. Queste sono le belle storie, è un bel modo, come mi piace dire, di fare città, di essere comunità. Ognuno mette qualcosa per un evento che è un momento di festa, che è un momento di ricordo, è un momento anche per pensare a chi è meno fortunato. E come ho avuto modo di dire anche a tutti i protagonisti, c'è l'esercito del selfie, in questo caso c'è stato l'esercito della responsabilità, dove qualcuno, ognuno ha fatto qualcosa per gli altri.